di essere qui, mi fa molto piacere poter portare il saluto del Centro Associazioni Culturali Fiorentine che ha organizzato questo festival nell'ambito dell'estate fiorentina. È un festival che, come avete visto dal programma, è articolato in tanti eventi, in tanti luoghi sparsi per la città, perché crediamo che il compito delle associazioni culturali sia quello di andare incontro ai cittadini e quindi di essere sì in centro, chiaramente molti, molti meno sono in centro, ma raggiungere anche i quartieri. Abbiamo cercato di farlo, abbiamo incontrato sempre molte persone che sono parse interessate all'offerta delle circa 40 associazioni che costituiscono il centro. Siamo associazioni tutte molto diverse l'una dall'altra perché sono diversi gli argomenti che trattiamo, c'è chi si occupa di letteratura, chi di storia, chi di arte, abbiamo le nostre associazioni musicali che di solito, come accadrà anche oggi, concludono i nostri incontri. Noi siamo quasi alla fine di questo festival e al momento devo dire è stato un festival che ha avuto molto successo, abbiamo riscosso molto interesse, quindi grazie prima di tutto a voi che ci avete incontrato. È un'occasione per incontrare le nostre associazioni e quindi per vedere come operano e per poter in prospettiva anche pensare di collaborare, di intervenire, perché il volontariato è sicuramente una delle modalità per essere consapevoli, per vivere meglio, per incontrare persone, per socializzare, cosa di cui abbiamo particolarmente bisogno in questo periodo. Quindi grazie alle associazioni, grazie a una delle artefici di questo festival che è Francesca Fiorelli Malesi, grazie veramente, grazie ad Antonio Palma, grazie a Emilio Monciatti, a tutti i volontari che hanno consentito che questo festival si attivasse. Questo pomeriggio perché quest'idea che è partita molti mesi fa ha potuto avere l'accoglienza da parte di tre amici ai quali sono veramente molto grata: Giovanni Cipriani, Valentina Moradei Gabrielli e Claudio Di Benedetto, oltre ad Alessandra Zecchi, che è veramente un discorso particolare che poi farò. Sono molto grata alla loro presenza e alla loro voglia di parlare di questo argomento, diciamo insolito, parlare di una strada, Via Panicale, di cui spesso le cronache parlano solo in modo negativo e soprattutto, quel che è peggio, una strada che ha completamente o almeno molto spesso perso la sua identità. Perso la sua identità, che vuol dire non che ovviamente si è trasformata come si è trasformato tutta la città, questo è inevitabile e assolutamente naturale, ma ha perso proprio la consapevolezza di quello che è stata, di quello che era, che cosa c'era in quella zona del quartiere di San Lorenzo, e conseguentemente mi sembrava indispensabile e veramente l'occasione di stasera con tre personalità di grande competenza e anche di capacità di entrare in un problema per raccontare a chi ne sa più o meno di questa lunga storia di quell'area di San Lorenzo. Dico che quindi questa cosa mi è sembrata molto importante perché la storia di Via Panicale e del suo complesso, direi al centro, cioè il complesso di San Barnaba, è una lunga storia veramente che attraversa i secoli, ma come in altre aree anche è successo, si è completamente perduta. Ovviamente la chiesa è sempre presente, ma ormai credo che siano pochi i fiorentini, non parliamo dei giovani fiorentini, che hanno un'idea di che cosa c'era in quell'area e perché quell'area di un convento, una chiesa, è diventata ora qualcosa ormai in molti
decenni un qualcosa di completamente diverso. Quindi questo approfondimento è proprio la volontà di ritrovare una delle nostre tante storie di questa città. E quindi questo mi fa, devo dire, molto piacere. E mi fa molto piacere proprio perché il festival, e la Presidente Fontana ne aveva già accennato, ha proprio questo come primo scopo, quello di avvicinarsi e proporre argomenti, temi, ambienti, luoghi sconosciuti proprio ai cittadini. Perché questa città, lo sappiamo bene noi che ci viviamo, è una città che spesso, come dire, si dimentica di sé, dei propri abitanti, per, passatemi il brutto termine, prostrarsi a questo turismo del mondo che ora ormai la sta invadendo. Quindi mi sembra fondamentale che si debba veramente riflettere, almeno per qualche momento, spero in un piacevole pomeriggio, su una delle sue tante storie, veramente anche multiformi, varie, che coinvolgono persone, istituzioni, ambiti così diversi tra loro. Quindi ringrazio davvero di nuovo chi ha accolto questa mia richiesta, ringrazio anche l'associazione Insieme per San Lorenzo, che tutti sappiamo quanto si è impegnata e quanto si impegna per il quartiere, e dobbiamo proprio a loro la presenza di questa giovane violinista che poi ci allieterà con una breve pausa musicale. Mi dispiace chiamarla così, ma i tempi sono ovviamente da tenere abbastanza sotto controllo, quindi sarà nostro malgrado breve, ma comunque la ringrazio. E a questo punto passo la parola a Giovanni Cipriani, che partirà proprio da quel complesso di San Barnaba e da questo anno 1866 che è così importante per quello che poi seguirà in quell'area. Grazie. Io ringrazio molto la dottoressa Fiorelli Malesci per questo invito e cercherò di illustrare brevemente i complessi problemi che determinano profondi mutamenti nel patrimonio ecclesiastico sia a Firenze sia nel resto dell'Italia. Per comprendere bene questi mutamenti occorre rifarsi a due date fondamentali, 1866-1867. Nel 1866, mentre Firenze era capitale, dal 20 giugno al 20 agosto fu combattuta la terza guerra di indipendenza. Lo Stato italiano affrontò ingenti spese militari, tanto che fino dall'inizio si manifestò un disavanzo molto elevato, 721 milioni di lire. Per cercare di ottenere nuovo denaro si pensò di ricorrere ai beni della Chiesa. L'operazione da compiere aveva una duplice valenza: da un lato ottenere denaro, dall'altro attaccare decisamente Pio IX, massimo alleato in quel momento di Francesco Giuseppe, cioè sostanzialmente il nemico del Regno d'Italia. Il primo provvedimento che fu preso, mentre appunto Firenze era capitale e Bettino Ricasoli presidente del Consiglio dei Ministri, avvenne il 7 luglio 1866, con il Regio Decreto 3036, fu tolto il riconoscimento e quindi la capacità patrimoniale a tutti gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari,
Quindi si colpì il clero regolare, per intendersi monache e frati. Non furono assolutamente colpite le parrocchie. I beni incamerati furono affidati al demanio statale e per la gestione dell'incredibile patrimonio fondiario fu creato il Fondo per il Culto. Fu poi precisata l'incapacità di ogni ente morale ecclesiastico di possedere immobili, cioè ogni ente ecclesiastico non poteva possedere immobili, ad esclusione delle parrocchie, dei seminari, dei vescovati. Quindi significa che tutti i conventi non potevano possedere immobili. In questo modo una enorme quantità di abitazione in città, in campagna, fu messa all'asta e venduta. Tutto questo provocò, vista l'enorme mole degli immobili, prezzi molto bassi. E questo consentì a moltissimi di poter acquistare. Sostanzialmente noi vediamo quindi crearsi quella che noi possiamo oggi definire la media e la piccola borghesia a partire dal 1866, proprio perché molti riuscirono a comprare case, poderi, cosa che prima non era mai avvenuta. All'interno dei conventi fu attuato un censimento. Furono individuati i religiosi, ospiti, non più in nessun modo proprietari di quegli immobili, e fu a loro assegnato lo spazio che fu ritenuto necessario. Gli spazi in eccedenza furono utilizzati per utilità di Stato. Quindi noi vediamo un numero impressionante di caserme, istituzioni militari, scuole, ospedali, situate all'interno di conventi. Io mi occupo, come ha precisato l'amica Fiorelli Maleschi, del caso fiorentino, ma voi dovete tenere presente che questo aspetto riguarda tutta l'Italia, perché il provvedimento era un provvedimento che aveva valore per l'intero territorio nazionale. Il 15 agosto 1867 si proseguì ancora in questa direzione, mentre era presidente del Consiglio dei Ministri Urbano Rattazzi. E il 15 agosto 1867, con una apposita legge, la legge 3848, si completò l'opera. Prima si erano colpiti i regolari, monache e frati. Ora si colpì il clero secolare, cioè i sacerdoti. Quali provvedimenti furono attuati nel 1867? Furono soppressi capitoli di collegiato, cappellanie, canonicati, benefici di capitoli e soprattutto le chiese non parrocchiali. Dovevano rimanere con le loro funzioni solo le parrocchie. Ecco che un'altra incredibile mole di immobili fu requisita e andò a rimpinguare ancora una volta il demanio. Da qui nuove aste
nuove vendite e sostanzialmente quello che era iniziato nel 1866 fu portato a compimento nel 1867. Un immenso patrimonio divenne disponibile, ma non solo dal punto di vista immobiliare, ma anche dal punto di vista artistico, perché chiese e conventi erano ricchissime di opere d'arte e tutte queste passarono allo Stato. Lo Stato scelse oculatamente le opere maggiori che andarono a arricchire le maggiori istituzioni museali presenti a Firenze. Quando noi vediamo la Galleria degli Uffizi, erroneamente pensiamo che quella fosse la collezione Medicea. La collezione Medicea è sostanzialmente la Reggia di Palazzo Pitti. Negli Uffizi confluisce una parte della collezione Medicea, ma soprattutto un numero impressionante di opere provenienti dai conventi. Pensiamo a Giotto, Duccio di Boninsegna e così via. Contemporaneamente questi conventi, la presenza di Antonia Ida Fontana non può che farmi riflettere su questo, avevano bellissime biblioteche. Anche le biblioteche furono tutte incamerate dallo Stato e i libri più pregiati furono ripartiti fra le biblioteche esistenti. Nel caso fiorentino, quella che diventa poi successivamente la Biblioteca Nazionale Centrale, la Biblioteca Marucelliana e così via. Ma tutte le opere minori, questi conventi erano pieni di opere minori e queste opere minori vennero tutte vendute all'asta. Firenze, come altre città italiane, divenne la capitale dell'antiquariato. Ci sono figure straordinarie di antiquari che emergono in questo periodo, 1866, 67, 68, 70. Pensiamo forse a quella più celebre, a Stefano Bardini. Pensiamo al grande antiquario Volpi, altra figura straordinaria. I collezionisti, i rappresentanti dei principali musei del mondo, soprattutto degli Stati Uniti, dove vennero in Italia, in particolare a Firenze, attratti da questa incredibile possibilità. Lo Stato vendé molto, poté indubbiamente più che ripianare quelli che erano i problemi e creò le premesse per un diverso utilizzo di questi immobili. Pensate bene che quanto deciso nel 1866-67 non è stato mai messo in discussione, per cui tutti i conventi d'Italia sono di proprietà dello Stato, i religiosi sono ospiti all'interno. Come poteva lo Stato gestire una massa così ingente di beni? Ricorse a quelli che erano gli amministratori locali e questi conventi furono di fatto passati per la gestione e l'amministrazione ai comuni. Il comune di Firenze quindi è proprietario di tutti i conventi presenti in città. Quando noi parliamo di San Marco, Santo Spirito, Santissima Annunziata, San Miniato, Santa Maria Novella, Santa Croce, chi è il responsabile? Il Comune di Firenze, ancora oggi. Vedete dunque queste leggi che peso determinante hanno avuto. Ma il caso di San Lorenzo, è interessantissimo, perché noi vediamo divenire privato
il complesso di Saiacopo in Campo Corbolini, in via Faenza, chiesa non parrocchiale e quindi nel 1867 soppressa. Vediamo trasformare in studi, uffici, numerosi ambienti di San Barnabò, che prima è stata così ricordata. Vediamo scomparire San Clemente, Sant'Agata, in via San Gallo, utilizzate per la realizzazione dell'ospedale militare. Vediamo cambiare completamente il complesso di Santa Apollonia, anche quello largamente utilizzato per scopi militari. Vediamo trasformato in museo il complesso più importante della stessa Basilica di San Lorenzo, cioè le Cappelle Medicee. Non a caso, in Piazza Madonna degli Aldobrandini, dove vediamo l'ingresso alle Cappelle Medicee, in alto troviamo lo stemma sabaudo, per far capire bene che quella realtà era una realtà dello Stato sabaudo. Troviamo poi altre realtà che però hanno avuto una storia più antica. Il complesso di Sant'Orsola in via Guelfa, che era già stato soppresso da Napoleone nel 1808 e, nonostante la caduta di Napoleone, mai ripristinato, trasformato in manifattura tabacchi. Troviamo poi il grande palazzo di Santa Caterina in piazza San Marco, antico convento di Santa Caterina, soppresso da Napoleone nel 1808, utilizzato come conservatorio delle arti e dei mestieri, ma con il 1865, con Firenze Capitale, trasformato nel Ministero della Guerra e ancora oggi sede del Comando Militare Fiorentino. Ecco, vedete come questo momento storico ha determinato un assetto che non è più stato messo in discussione, e così si spiega la presenza di laboratori, opifici e soprattutto di istituzioni a carattere militare, a carattere assistenziale in edifici sacri proprio per effetto di questi provvedimenti. Grazie a voi.